Ciao ragazzi, ecco a voi un nuovo video per la Pupanella Academy. In questo video vi faccio vedere la mia interpretazione di Carnevale. I prodotti utilizzati sono le gocce asciuga rapida, la base ultralevigante, questo azzurro 745, questo giallo 506, questo verde 724 dei Lasting Color normale, questo arancio che è il 46 dell'effetto gel, questo nero che è sempre dell'effetto gel e questo paillettato glitterato 804 dell'Lasting Color normale. Infine il top coat effetto gel, una spugnetta e lo stamping a forma di stella. Questa è la mia idea. Mi è venuta in mente immaginando come base Arlecchino e da lì è partita l'idea. E poi ho deciso di fare qualcosa con gli stamping, con le stelle. Insomma, mi è venuta in mente questa idea per Carnevale. Spero tanto che comunque vi piaccia e seguite il tutorial se vi va. Come prima cosa prendiamo una base ultralevigante e la applichiamo su tutte le unghie. Vi ricordo che la base asciuga velocemente e va sempre applicata, soprattutto se dopo mettete un colore scuro e molto pigmentato per non macchiare l'unghia, mi raccomando. Ora prendiamo il nostro arancio effetto gel e lo applichiamo monocolore su tutte le unghie. Le caratteristiche dell'effetto gel è che asciuga molto prima, che danno appunto questo effetto gel alla seconda passata e che hanno il pennello molto più largo rispetto agli altri. Ora andiamo a applicare appunto a monocolore su tutte le unghie. L'applicazione dello smalto può essere fatta o con la mano di piatto così o con la mano verso di voi. Vedete un attimino come siete più comodi. Per me è assolutamente uguale. Aspettate che asciughi veramente molto molto bene. Vi ricordo che ad ogni passaggio lo smalto deve essere molto asciutto. Il monocolore su tutte le unghie tranne l'anulare, perché sull'anulare ora andiamo a applicare il nero, sempre effetto gel. Prendete poco prodotto, stendetelo molto bene, tanto non vi preoccupate che daremo comunque sempre la seconda passata, soprattutto con gli effetto gel. Cerchiamo di non toccare le cuticole, di non toccare ovviamente anche la pelle e di coprire la punta, soprattutto se utilizzate il nero, perché si noterà veramente molto se c'è qualche imperfezione o qualche difetto. Per aiutarci con l'asciugatura prendiamo le gocce asciuga rapida e le applichiamo su tutte le unghie. Aiutano l'asciugatura perché la velocizzano e possono essere utilizzate a ogni passaggio. Ora prendiamo la nostra spugna con i colori di base, quindi il giallo, il verde e le applichiamo come vogliamo sulla spugna. Dopodiché iniziamo a tamponarli sull'unghia. Anche qua potete decidere quante volte passare la spugna per dare il colore e l'intensità di gradazione che più vi piace. Non vi preoccupate se andiamo a sporcare la pelle circostante, perché poi ci penseremo a pulirla. Se invece siete più comode, potete anche applicare dello scotch di carta intorno alla pelle, così almeno una volta levato si leverà anche lo smalto che avrebbe preso la pelle. Quindi scegliamo noi quante volte ovviamente passare quella spugnetta e come ovviamente passarla. Io preferisco picchiettarla in questo modo e dopodiché la passeremo comunque su tutte le unghie. Ovviamente una volta applicata va asciugato molto 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 lo smalto perché sennò vi porterete via il colore e non va assolutamente bene. Ora vi faccio vedere come applicare questo effetto su un'altra unghia. Come sempre utilizziamo gli accorgimenti detti prima, ovvero decidiamo noi l'intensità e quante volte ripassare la spugnetta. Come vi dicevo appunto prima, se avete sporcato la pelle e non avete usato lo scotch di carta, potete prendere la penna correggismalto e pulire tutta la pelle dallo smalto che avete intorno. Una volta terminato questo passaggio, cosa dovete fare? Vi consiglio, visto che dobbiamo utilizzare gli stamping, di fissare il tutto, però prima vi faccio vedere che invece sull'anulare ho preso questo paillettato glitterato e l'ho passato appunto sull'anulare. Anche in questo caso decidete voi se passarlo una o più volte a seconda dell'intensità dei glitter e delle paillette che volete. Come vi dicevo prima, dato che dobbiamo fare lo stamping, andiamo a fissare tutto con l'effetto gel. Aspettiamo che asciughi, prendiamo il nero, prendiamo il nostro stamping, prendiamo il tampone. Per far venire meglio il disegno, vi consiglio sempre di opacizzare la superficie con una lima o un buffer. Una volta che ho opacizzata bene la superficie, prendiamo il nostro nero, lo applichiamo sullo stamping, prendiamo il raschietto, tiriamo via il colore in eccesso, applichiamo il tampone ondeggiando da una parte all'altra perché deve aderire veramente bene in tutte le sue forme. Iniziamo a applicarlo sull'unghia in questo modo. Vi ricordo che comunque il disegno del tampone sarà sempre un po' più piccolo del
pollice, quindi vi potrà capitare che soprattutto nei lati manchi un pezzettino di stamping. Dosate voi quanto spostarvi nell'unghia e come fare per far sì che si noti il meno possibile. Invece sulle altre unghie non c'è assolutamente problema, perché il disegno sarà più grande, quindi andrà anche molte volte a finire sulla pelle. Non è un problema, perché basta prendere la nostra penna con reggi smalto e pulire dall'eccesso di prodotto che è finito sulla pelle. Anche in questo caso cosa dovete fare? Aspettare che asciughi veramente molto bene lo smalto per non avere poi problemi durante la fissatura. E ora vi sto facendo vedere comunque anche su un'altra unghia l'effetto delle stelle, e se invece preferite disegnarle voi potete benissimo disegnarla a mano. Una volta che si è ben asciutto il tutto, passate il top coat effetto gel per fissare la nail art, per sigillare lo smalto e far sì che il tutto duri molto di più rispetto al non utilizzo. Questo è il risultato finale, spero che comunque come idea vi piaccia, e al prossimo video un grosso bacio a tutti, ciao!